boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Per oggi ho l'F6, uno dei nuovi smartwatch di numero 1. Si tratta di un rugged watch, oppure se preferito orologio sportivo, che tra le altre caratteristiche possiede anche la certificazione IP68, il che lo rende adatto ad essere utilizzato in qualunque situazione. Come sempre però, prima di vedere nel dettaglio lo smartwatch, iniziamo con un veloce unboxing, partendo dalla confezione di vendita, che è questa qui in colorazione bianca ed è la stessa che accompagna praticamente tutti gli orologi di numero 1. All'interno, oltre allo smartwatch, abbiamo anche un manuale utente piuttosto spesso, anche se questa cosa è dovuta al fatto che ci sono le istruzioni in moltissime lingue, tra le quali anche l'italiano, anche se la traduzione, a dire il vero, lascia parecchio a desiderare. Per finire troviamo anche un cavo per ricaricare la batteria, che poi vedremo meglio nel dettaglio. Ma ora passiamo all'orologio. Visto la sua natura sportiva, la costruzione, come del resto ci si poteva facilmente aspettare, è quasi completamente in plastica dura e gomma, e anche le dimensioni sono abbastanza generose. Non è sicuramente un orologio che si adatta a qualunque polso, ma neanche, visto il design sportivo, a tutte le persone. Anche il cinturino è realizzato in gomma, si tratta comunque di una gomma piuttosto morbida che consente una buona vestibilità. Ovviamente adesso non fa particolarmente caldo, comunque l'ho usato per qualche uscita di corsa e non mi ha mai dato fastidio nell'indossarlo. Sulla parte destra ci sono i pulsanti start e stop, quest'ultimo evidenziato con una colorazione rossa, il che va bene perché è subito visibile. Pulsanti questi due che servono sostanzialmente per avviare e fermare le varie modalità. Sul lato sinistro invece ci sono i pulsanti su e giù, che invece servono principalmente per muoversi all'interno dei vari menu. Anche qui in basso sul display di cui però vi parlerò nel dettaglio tra un attimo, dicevo che anche qui in basso sul display c'è un pulsantino soft touch, che tra l'altro abbiamo già visto su molti altri smartwatch sportivi, con il quale è possibile spostarsi tra le varie funzioni senza dover usare per forza i tasti su e giù. Infine sul fondello ci sono il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca e i connettori per la ricarica. Purtroppo è stato scelto di utilizzare il peggiore tra tutti i possibili sistemi di ricarica, perché oltre ad essere magnetico e quindi rischiare che il connettore si stacchi o comunque si sposti toccando l'orologio, vi costringerà anche a tenere il display rivolto verso il basso e quindi praticamente a non poter utilizzare lo smartwatch durante la carica. All'interno abbiamo una batteria da 350 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia vicina ai 20 giorni di utilizzo, anche se ovviamente questo dato può essere solo indicativo perché molto dipende da utilizzatore a utilizzatore, anche se poi le funzioni disponibili non sono moltissime. Innanzitutto si può cambiare la watch face, ne abbiamo 4 a disposizione, poi si può selezionare la modalità sportiva, in questo caso ne abbiamo 8, e durante l'attività potremo visualizzare diversi valori che variano in base al tipo di allenamento. Avremo comunque sempre disponibili i battiti del cuore, le calorie e l'ora, mentre la distanza, non avendo l'orologio GPS, verrà mostrata esclusivamente per la corsa, ma non ad esempio per le altre attività come il ciclismo. Dati che comunque sono quasi sempre leggibili in qualunque situazione, e anche sotto la luce diretta del sole il display si comporta piuttosto bene. Da questo punto di vista il display fa perfettamente il suo lavoro. Inoltre, per risvegliarlo è sufficiente girare il polso, non c'è bisogno di premere alcun pulsante. Poi abbiamo il pedometro, dove oltre al conteggio dei passi troviamo anche la distanza percorsa, che ovviamente, come ho già detto, non essendoci il GPS, verrà calcolata in base ai dati del profilo che inseriremo nell'app. Poi, scorrendo velocemente, abbiamo la sezione per monitorare il sonno e per misurare il battito del cuore, misurazione che impiega qualche istante per iniziare ma che poi è continua. Infine si possono ricevere anche le notifiche, che volendo arrivano segnalate da una vibrazione e da un suono, e che oltre al nome del mittente mostrano anche il testo. Ovviamente però non si può rispondere. Infine, premendo prima il tasto Up e poi Start, entriamo in una specie di menu impostazioni dove troviamo tra le altre funzioni il cronometro e il tasto virtuale per spegnere l'orologio. Per impostare la data e l'ora, oltre a tutti i vari altri parametri, bisogna scaricare un'app dal Play Store chiamata Fundo Pro, app che è utilizzata da diversi altri orologi, non è niente male, anzi, ne ho viste di molto peggiori, è divisa in sezioni e nella pagina del profilo troviamo uno specchietto molto interessante che riporta la giornata in cui abbiamo fatto più attività, la media e il riassunto dell'ultima settimana. Poi nelle altre schede troveremo dei grafici e dei dati abbastanza leggibili e infine nelle impostazioni, oltre che collegare l'orologio, potremo selezionare da quali app ricevere le notifiche, impostare il sistema di misurazione e altro. Va bene, adesso che abbiamo visto cosa può fare questo smartwatch, forse vi starete chiedendo con che livello di precisione riesce a fare tutte queste cose. Allora vi dirò che, a differenza di molti altri smartwatch di numero 1 che sovrastimavano i conteggi, in questo caso tutti i dati sono sottostimati di un buon 10%.
Così, questo era il numero 1 F6, uno smartwatch dal design prevalentemente sportivo con un bel display che permette la visione praticamente in qualunque situazione, una durata della batteria decisamente buona ed un'app che comunque si lascia usare, e questo è già molto. Come sempre, per maggiori informazioni vi lascio il link in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.